Siamo alla pagina sportiva, parliamo di calcio, iniziamo con la Serie C in casa del Pineto. È stato sciolto il nodo allenatore? Lo chiedo subito a Massimo Profeta che è qui in diretta con noi. Buon pomeriggio a te, Giuliano, a tutti gli amici di Visione d'Ascolto. No, non è stato ancora sciolto il nodo allenatore, è corsa 2, questo è poco ma sicuro. Vincenzo Maiuri o Ivan Tisci, che è l'ultimo nome di cui si è parlato, quindi è spuntato il nome di la candidatura altresì forte di Ivan Tisci, che è reduce da un'esperienza al Cerignola, tra l'altro ex giocatore del Pescara, 50 anni, ex Bisceglie, Fasano come prime esperienze da allenatore, però Maiuri gode di una grande stima da parte del DS Marcello Di Giuseppe. Nel primo pomeriggio ci sarà questo incontro. Maiuri ha allenato, ricordiamo, il Sorrento, 4 stagioni, nelle ultime 2 risultati importanti, infatti ha accettato la promozione in Serie C alla guida del club campano, e lo scorso anno si è salvato il Sorrento senza problemi, sfiorando i playoff. Dunque è corsa 2 in questo momento tra Maiuri e Ivan Tisci in serata. La scelta, la decisione sarà assunta dal presidente del Pineto, Silvio Brocco. Caos comunque allenatore a Pineto, abbiamo detto di Cudini lunedì scorso, è stato destituito dall'incarico. Non vanno benissimo le cose in casa Pineto negli ultimi tempi, soltanto 2 punti nelle ultime 5 partite, terzultimo posto, anche se i playoff sono a un tiro di schioppo. Il Pineto a 7 punti, i playoff sono a 10. È sfumato il ritorno di Daniele Amaulo, una storia infinita tra Amaulo e il Pineto. Amaulo che però non ha avuto dei rapporti, diciamo, non ha avuto un rapporto idilliaco, e uso un eufemismo, con il DS Marcello Di Giuseppe dalla scorsa stagione, e quindi a questo punto è corsa 2. Ripetiamo, Maiuri o Ivan Tisci? Si gode invece un ottimo periodo il Pescara, ci sono delle novità? Novità non ce ne sono, nel senso che si sta decidendo per un amichevole a fine settimana, perché il Pescara non scenderà in campo, come tutti sanno. Il Milan Futuro, la prossima avversaria del Pescara, si sarebbe dovuto giocare sabato all'Adriatico Giovanni Cornacchia, ma non si giocherà il Milan Futuro. Perché? Perché il Milan Futuro ha dei nazionali e ha richiesto il rinvio, che è stato accordato dalla Lega. Ancora non sappiamo quando sarà recuperata questa partita, quindi ci sarà una pausa forzata, diciamo così, per il Pescara. E quindi c'è anche qualche interrogativo: può influire sul ritmo acquisito dai biancazzurri? Speriamo di no, anche perché ci sono dei giocatori che magari non sono al top della condizione. Ci riferiamo per esempio a Merola, che deve ancora ritrovare la migliore condizione dopo il lungo stop. Quindi il Pescara tornerà in campo venerdì 18 ottobre, anticipo sul terreno della SPAL, e per il fine settimana si sta cercando di organizzare un amichevole contro un club di Serie A e B. Ricordiamo che Serie A e B sono ferme a causa degli impegni delle varie nazionali. Sarà difficile, e quindi probabilmente sabato si opterà per una partitella in famiglia a Silvi. In Serie D è stato risolto il rebus che riguarda lo stadio Bonolis di Teramo. Sì, per le prossime 3 partite, e questa è una grande notizia per i tifosi del Teramo, per la stessa squadra di Marco Pomante, che sta facendo bene negli ultimi tempi nel girone F del campionato di Serie D. Stessa giornata, domenica, ci sarà Teramo-Ancona alle 15, quindi una sfida che riporta alle grandi partite del passato da queste 2 squadre, soprattutto in Serie C. Si giocherà al Gaetano Bonolis, perché c'è stato nel frattempo un accordo privato tra il club biancorosso e la Soleia dell'ex presidente Iachini, che gestisce l'impianto.